Buongiorno, sono Riccardo di FBBike.it. Oggi andiamo a risolvere un problema che a molti di voi sarà capitato, specialmente a chi fa fuoristrada, off-road, ovvero piegare il disco del freno. Che succede quando si piega il disco del freno? Nella migliore delle situazioni si va a sentire sdrusciare il disco sulle pastiglie mentre andiamo, e quella è la situazione migliore. Come nel caso di Brandini, durante una gara è caduto e ha piegato il disco del freno in maniera significativa. Vedete, la ruota gira fino a che arriva al punto in cui il disco è piegato e si blocca sulle pinze. Oggi andiamo a vedere come risolvere questo problema in pochi passi. Andiamo. Ecco qua il disco incriminato. Allora, come potete vedere, il cerchio gira fino a che non trova il disco piegato. Come possiamo fare? Innanzitutto vi dovete procurare questo attrezzo, che vi metterò un link in fondo in descrizione. Si trova anche su Amazon e è fatto in modo proprio per risolvere questo tipo di problema. Allora, consiglio mio, quando il disco è così tanto piegato, è difficile farlo ritornare perfettamente dritto. Quindi consiglio di sostituirlo oppure di smontarlo e effettuare un altro tipo di operazione per raddrizzare il disco. Oggi vi faccio vedere con questo attrezzo quello che possiamo fare in pochissimo tempo. Vi servirà un lapis. Per far cosa? Perché vi dovete andare a segnare in questa posizione il punto in cui il disco frena sulle pastiglie. Quindi vedete, in questo caso vado a fare questo segno col lapis. O con un pennarello va bene lo stesso. Allora, qui non c'entro perché è troppo stretto e si vede male. Prendo un pennarello. Pennarello. Vedete? Ho fatto questo segno e me lo riporto qui, così, qui sdruscia, sdruscia, vado a controllare la parte in cui sdruscia, quindi questo disco ha preso una botta in questo senso, perché mi sdruscia sulla parte destra della pastiglia. Ecco, quando si esce, l'altro segno va fatto sulla parte inferiore. Ecco qua, vedete? Abbiamo uno o due segni, quindi il disco da qui a qui deve essere addrizzato verso l'esterno. Con questo attrezzo, vi metto il link in basso, andiamo a inserire qui, nella parte centrale, e andiamo a addrizzare in questo modo, piano. Stessa cosa lo facciamo qui e proviamo già meglio con un po' di pazienza, andate a addrizzare ci siamo quasi. Ecco
Vedete? Già ora va molto meglio. Ripeto, con questo sistema non si potrà mai raggiungere la perfezione. Ci si potrà avvicinare al massimo ad avere una situazione ottimale, ma non il 100% della coplanarità del disco, perché comunque è un'azione che andiamo a fare manualmente. Ecco qua, problema risolto, c'è da perderci molto tempo, però vedete, ora la ruota gira libera sul disco del freno. Non è la soluzione migliore, questo si usa proprio quando è bloccata, come in questo caso, avete visto, non girava proprio, si impuntava, lo dovete liberare, operazione veloce, altrimenti la soluzione migliore qual è? Sostituire il disco mettendo un disco nuovo, soluzione migliore, oppure smontare il disco e mettendola su un piano andare a correggere a banco la piega del disco. Questa è un'operazione, diciamo, d'emergenza, senza dover smontare nulla, solo con questo utilizzo. Quindi la bici può essere utilizzata, però non abbiamo un lavoro perfetto al 100%. Ricordatevi, se volete il lavoro perfetto al 100%, sostituite il disco. Niente, è finita anche questo tutorial. Spero che vi sia d'aiuto e nulla, un saluto, a presto da Riccardo, ciao.